preceduto da una serie di anteprime della signorina Else di Schnitzler con la regia di Federico Tiezzi, comincia domenica 18 a Pistoia un nuovo festival organizzato dall'Associazione Teatrale Pistoiese. Ad aprire ufficialmente il programma è Il Vangelo secondo Giuda di Stefano Massini, uno spettacolo ispirato ai temi del bellissimo fregio robbiano dell'ospedale del Ceppo, rappresentato davanti al fregio stesso con la mise en espace di Claudia Sorace e l'interpretazione di Luigi Locascio e Ugo Pagliai. Fra gli altri titoli della rassegna, L'arte del teatro di Pascal Rambert, Il giro del mondo in 80 giorni del teatro sotterraneo, Grand Glacé della compagnia Gli Omini e La ferita della bellezza di Luca Scarlini con la regia di Giovanni Guerrieri. Al Festival delle Colline Torinesi, venerdì 16, va in scena Ifigenia in Cardiff di Gary Owen, una versione moderna dell'eroina tragica vista qui come una sbandata alcolizzata delle periferie gallesi che cerca il riscatto attraverso l'amore per un soldato. La regia di Walter Malosti, la protagonista è la brava Roberta Caronia. Da vedere anche mercoledì 21 Pixelated Revolution dell'artista visivo e regista libanese Rabi Mroué, che racconta la guerra civile siriana attraverso immagini raccolte dai telefonini, e da parte loro Nessuna domanda imbarazzante di Fanny Alexander, da l'amica geniale di Elena Ferrante con Chiara Lagani e Fiorenza Menni. Al Napoli Teatro Festival Italia, e infine sabato 17 debutta Genesi 667, il nuovo spettacolo di Angelica Liddell, la discussa artista spagnola caratterizzata da un immaginario truculento ed esasperato. Sempre sabato 17 va in scena In attesa di giudizio, natura morta per la giustizia di Roberto Andò, da testi di vari autori, da Thomas Bernard a Elias Canetti, con Sergio Rubini e Fausto Russo Alesi, e L'armata dei sonnambuli dall'omonimo romanzo del collettivo di scrittori Wu Ming, drammaturgia di Linda Dalisi, ideazione e progetto di Andrea De Goizueta. Altre notizie, altre indicazioni e informazioni le trovate nella versione scritta dei consigli. Buon teatro e buoni festival a voi tutti.